trovati, anzi ben ritrovati, carissimi amici di Fidati di Me. Pensavate che noi vi abbandonavamo? E invece no, siamo tornati anche per una nuova stagione estiva. Questa volta con un taglio un po' diverso, perché ho deciso di mandare i miei due baldi giovani, e scoprirete fra poco chi, alla scoperta delle bellezze, della cultura, del divertimento e anche dell'enogastronomia tutta abruzzese, ma non solo, perché come sapete abbiamo dei nuovi vicini di casa che ci guardano, quindi toccheremo anche il bellissimo Molise. Cominciamo a scoprire l'itinerario di questa serata. Guardiamolo insieme. Fidati di me. Carissimi amici di Fidati di Me, bentornati, ben rivisti, bentrovati! Bentrovati in quella che sarà una nuova avventura che quest'oggi sta per iniziare, ma che non vivrò da solo, perché accompagnato nel corso di queste puntate estive avrò con me l'amico Alessio Masciulli. Ciao ragazzi! Quindi sarà compagno di strade, compagno di merende, compagno di libri. Compagno di libri, scopriremo nuove realtà, ma caro Alessio, permettimelo, me lo devi permettere. Certo. Oggi cominciamo il nostro percorso da quella che è la mia città natale, da Giulianova, che insieme a Tortoreto, è vero, ci svelerà quelle che saranno le bellezze, quello che le persone che ci guardano, gli amici che ci stanno seguendo, potranno trovare in questo periodo estivo sulla costa teramana. Beh, che dire Alessio, io direi di cominciare, ma oggi però, perdonami, comandi tu. Bravo, comando io. Bravo. Però dobbiamo iniziare sin da subito, Alessio. Perché? Così cosa non va? Non va bene. Perché? No, non va bene, non va bene, non va bene. Cioè, abbiamo, mi sono vestito bene. No, abbiamo bisogno di un vestito d'eccezione. Allora, adesso aspettateci un secondo che torniamo. Anzi, io sono già pronto. Con la nuova divisa che ci accompagnerà nel corso della nostra stagione estiva. No, Antonio, io così non esco. No. Alessio, per cortesia, vi qua urgente, ma fa brutta figura, no, che Antonio, ci ho messo tanto tempo, sono studiato a fare lo costumista, sa? Io conciato così, non ci vado. Dai, che sti buono, ma dai. Io ho una reputazione. Sei giallo canarino, guarda quanto è bello, guarda, filmate, guarda che spettacolo, io guarda. Ho una reputazione da difendere. Guarda, benissimo, cioè, da oggi tu sarai il vestito ufficiale, ma sti bello, guarda. Oh, perfetto. Oh, perfetto. Allora, quindi la prima cosa è stata la vestizione, siamo pronti. Spero per partire. Però sia anche l'ultima. No, sai quante sorprese ti aspetta, figa mia, sì. Povero me. Allora, quindi siamo ufficialmente pronti, però io non posso che dare inizio. Che cosa c'è? Chi adesso? Ben comincia a metà dell'opera. Prima il dovere e poi il piacere. Immagino già quale sia. C'è la colazione da fare. Lo sapevo. Oh, io. C'è la colazione. Lo sapevo. E facciamo colazione al Caffè dello Splendore, qui davanti al santuario di Maria Santissima dello Splendore, dal carissimo amico Giannico. Adesso ci sediamo, facciamo colazione. Quindi iniziamo questa bella giornata carichi. Questo mi piace, però colazione leggera, non le tue solite. No, colazione leggera, ma beh. Colazione, come si deve fare, quindi iniziamo carichi la nostra ripresa, ci mangi bella lucom e facciamo il piano della giornata, va bene? Bene, mi piace, andiamo. Ok, allora ci andiamo a sedere. Perfetto. Con permesso, con permesso, con permesso. Veloce, su. Oh, allora, innanzitutto leviamoci gli occhiali, perché così ci vediamo meglio. Sì, torniamo un po' seri. No, ci vediamo meglio, belli gli occhiali però. Bellissimo. Anche il cappello, me lo metti in testa. Allora, ti spiego la giornata di oggi. Sono curiosissimo. Dove andiamo? Da Buse Magne. Allora, questo è più un problema tuo. Iniziamo. Prima facciamo conoscere un pochettino la città, faremo conoscere la Madonna dello Splendore, quindi la storia del santuario, la storia di Giulianova, eccetera. Poi, perché non si venga a dire che io, insomma, penso solamente a stare seduto, andremo a fare un po' di nuoto. Nuoto e moto, perché qui vicino abbiamo l'acqua park Onda Blu, quindi ci si svelerà piano piano questa situazione. Già mi piace. Dopo io mamma mia. C'è il pranzo, la certa ora c'è il pranzo, ci bello riposiamo con calma, eccetera. Poi andremo alla scoperta delle spiagge giuliesi, di chi legge i libri, andremo alla scoperta delle attività da fare nella sera, cosa poter riportare, insomma, piatto ricco. Mi ci ficco. E per l'occasione io chiamerei l'amico Giannicol del Caffè dello Splendore, che Giannicol, eccolo in arrivo. Buongiorno. Arrivano i nostri. Buongiorno. I salvatori, caro Caffè dello Splendore, Salvatore Giannicol.
noi ci siamo messi già d'accordo, noi glielo diciamo a lui, una colazione come suolsi tradizione. Voglio proprio vedere. Quindi una colazione molto buona. Buonissima! Buonissima! Ci penso io. Grazie! Oh, allora, dando che Gian Nicol pensa per la colazione, noi che facciamo? Aspettiamo con ansia. Ecco ragazzi, eccoci. Prego. Grazie. Un succo di frutta. Giusto. Siamo là, no? E due cornettini. Perfetto. Perfetto. Prego ragazzi. Che poi, grazie. Che poi devi sapere, caro Dimmi. Alessio, che l'amico Gian Nicol organizza qui al Caffè dello Splendore delle serate più uniche che rare. Perché qui, oltre al panorama che è bellissimo, che è straordinario. Vedi, siamo qui proprio direi sulla terrazza sul mare. Guarda, abbiamo la. L'apporto spirituale da una parte, il godimento per la vista dall'altra, e poi ne gode anche lo stomaco, perché certo. Serate a Modia con tanti arrosticini, buona musica, cioè allora adesso dobbiamo tornare qui. Ci torneremo quanto prima. Però adesso, perdonatemi, bisogna onorare la tavola. Grazie, certo. Ragazzi. Grazie. Grazie. Colazione sopraffina, buon inizio la mattina. Wow, anche la rima. Colazione tirchiarella, la mattina non è bella. Perfetto. Ecco, noi invece abbiamo mangiato bene. Ottimo. Abbiamo riempito il cuore al Caffè dello Splendore. Ora è il caso di partire. Quindi, amici cari, dal Caffè dello Splendore è tutto. Preparatevi a vivere con Antonio e Alessio delle bellissime esperienze alla conoscenza e alla scoperta Vai. Del nostro Abruzzo. Andiamo. Avete scoperto adesso chi sono i miei due baldi giovani e sono andati davvero alla scoperta di tante bellezze, ad iniziare da questa. Fidati di me, fidati di me, di me. Abbiamo onorato la tavola, abbiamo onorato le tradizioni e allora dal Caffè dello Splendore andiamo alla scoperta di Giulianova, di Tortoreto, di questa nostra nuova puntata, ma prima tappa il santuario di Maria Santissima dello Splendore. Andiamo! Andiamo, andiamo! Il santuario di Maria Santissima dello Splendore sorge nel luogo dove, secondo la tradizione, il 22 di aprile del 1557 la Vergine apparve ad un uomo della vicina Cologna di nome Bertolino. Bertolino corse presso la corte degli Acquaviva per raccontare della mirabile visione, ma il duca dapprima non volette credergli, se non che l'insistenza dell'anziano uomo convinse, dopo un miracoloso ma più che altro straordinario caso, a venire in processione presso il luogo dove oggi sorge il santuario di Maria Santissima dello Splendore. Nella fattispecie, il figlio del duca, nell'atto di malmenare l'anziano Bertolino, rimase paralizzato e questi chiese il miracolo alla Vergine di risanarlo. La Vergine chiese a Bertolino di strappare un ramo dal tronco, appunto, su cui era apparso, e da lì è sgorgata una fonte che tuttora continua a sgorgare, appunto, nel territorio del santuario, una fonte miracolosa dove migliaia di persone nel corso dei secoli si sono, appunto, immerse e hanno chiesto grazie, migliaia di persone hanno, appunto, ricevuto miracoli su miracoli. La chiesa, oggi custodita dai frati cappuccini, conserva al suo interno una statua in legno policromo dell'Ottocento, raffigurante appunto la Vergine con in braccio il bambino, ma in una cappella laterale è posta la statua che ogni anno i giugliesi solgono portare in processione. Il
piccola ma affascinante cittadina situata in un posto strategico tra il mare Adriatico e le vette degli Appennini, Giulianova è la meta ideale non solo per una vacanza di mare, ma anche per chi ama le escursioni nella natura. Particolarmente famosa per le sue spiagge, considerata tra le più belle della regione, Giulianova dalla sua posizione permette anche di accedere facilmente ai principali parchi della regione. Il turismo balneare in città nacque già dai primi anni del Novecento, quando furono costruite sul lungomare splendide ville stile Liberty e il lussuoso albergo Kursaal, oggi destinato a congressi e mostre. Giulianova Lido è nota per essere una delle sette sorelle, ovvero sette splendide località turistiche della provincia di Teramo che si contraddistinguono per la bellezza delle spiagge. L'arenile è caratterizzato da una sabbia fine dorata, mentre il mare, che più volte ha vinto la bandiera blu, presenta un fondale basso e che degrada lentamente. Nelle puntate estive di Fidati di me ce n'è per tutti i gusti, anche per i più piccini. Guardate dove sono andati a divertirsi Alessio e il nostro Antonio. Fidati di me. In una vasca con l'acqua calda che mi coccola la testa, un piede fuori che si infreddolisce appena. Alessio, il nostro tour continua e adesso ci andiamo a divertire e dove ti ho portato? Acqua Park Onda Blu. Wow, dai. E quindi anche noi prendiamo parte alla stagione estiva 2022 che ha inizio dal 25 giugno e termina il 4 di settembre. E allora adesso andiamo anche noi a divertirci. Ma tu sai nuotare? Sì, facevo il bagnino io. Andiamo. Ma tanto vado a galla. Beh, non avevo dubbi. Andiamo. Basta, staremo tutti insieme nella stessa vasca. Così grande che ormai è una piscina. Staremo a mollo dalla sera alla mattina. Antonio ed Alessio, vi stavamo aspettando. Non si può più stare. È meglio trasferirci tutti quanti al mare. Quando fa buio accenderemo un grande fuoco. Attaccheremo un maxi schermo e un maxi gioco. E dopo inseguimenti vari e varie lotte, faremo tutti un grande bagno a mezzanotte. Mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizio a qui lo spasso. E mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso, e mi ribagno, mi riasciugo e ricomincio a qui lo spasso. Saremo più di 100, quasi 120, amici, conoscenti e anche i parenti, con il cocomero e la Coca-Cola fresca, con le chitarre a dirci che non è Francesca. Aspetteremo le prime luci del mattino, festeggeremo con cornetti e cappuccino, e quando stanchi dormiremo sulla sabbia e le nostre camere sconfitte nella notte. Scusate, un fiatone. Stavo mandando via ma ho perso Antonio, l'amico quello di questa mattina. Facciamo subito l'annuncio. Grazie, sì. Il piccolo Antonio. Piccolo, mica tanto piccolo. È atteso al bar. Grazie. Ripeto, il piccolo Antonio è atteso al bar. Piccolo. Antonio! Che è successo? Ma ti ho cercato per tutto il parco! E non mi richiamare! Ma come ti viene in mente? Beh, se ce ne dobbiamo andare! Ma sì, ma prima, ti ho detto, prima il dovere e poi il piacere! Ma allora. Dai, ma sembra mangiare! Ah, però hai pensato pure per me, meno male! Che?
Ma come? Tutto mio! Ma come? Dobbiamo andare a mangiare adesso? Ma questo è la pieritiva, ti ho detto che oggi stavi alle mie dipendenze. Luca, anzi, vatti a ordinare che qui la vasta area disponibile per le consumazioni, bar, pizza, patatine, Coca-Cola e quant'altro è disponibile, certo, per tutti. Che tu sei proprio un caso strano. Dai, vabbè, dai, siediti su, dai, che mo per oggi, perché ci stiamo divertendo, dai, divido anche con te. Oh, grazie. Ecco. La condivisione crea occasioni. Ah, questo è il tuo motto ufficiale. Allora facciamo un brindisi, certo, a questa giornata all'Acquapark Onda Blu. Non andate via, c'è tanto ancora da vedere e da scoprire. Un attimo di pubblicità. Fidati di me, fidati di me. Naturalmente il nostro Antonio non poteva accontentarsi di una semplice pizzetta. Lui per pranzare vuole ben altro. Guardate un po'. Fidati di me. Dopo una mattinata di attività, cari amici di Fidati di Me, finalmente sono giunto al simposio di Giulianova. Sono giunto al Partenone della nostra cittadina che ci ospita quest'oggi. Pensate, sono venuto all'Hotel Bella Vista, ristorante Hotel Bella Vista, un ristorante storico della cittadina appunto giuliese, che ha preparato per noi una serie di squisitezze di pesce che veramente vi invito a venire ad assaggiare, così come faremo anche noi tra un po'. E io ne ho approfittato che Alessio si è distratto per ordinare, perché vi ho detto che oggi sono io a portare avanti un po' la situazione. Quindi vi farò vedere cosa ho ordinato per noi e quindi mangeremo insieme queste prelibatezze che lo chef del ristorante Bella Vista appunto ha preparato. E poi ho bisogno di riposarmi. E gli amici Roberta e Luigi hanno organizzato, pensate, un momento di relax per le nostre telecamere, la nostra troupe, in un ambiente più unico che raro. Proprio qui sopra, dove adesso stiamo mangiando, ci sono delle stanze che davvero vi invito a vedere, che con dei nomi perla, oro, Swarovski, davvero, davvero da visitare e, perché no, che ci permetteranno di riposarci un po'. Ma adesso è venuto il momento di andare a mangiare. Allora, caro Alessio, la chef Mirella, che è buona, brava e bella, ha preparato per noi una serie di cose. Nella fattispecie, se permetti, ho pensato a te, io penso sempre a te, con una serie di crudi, vedi, un antipasto crudo. Io invece mi sono preso l'antipasto Bella Vista, vedi che ricchezza, guarda. Che bellezza. Che bellezza. Quindi anche gli occhi vogliono la sua parte, ma anche lo stomaco, ti posso assicurare. A quest'ora sì. Poi ti ho fatto preparare uno spiedino di pesce, un gambero pastellato all'aceto balsamico. Ordinario. E poi ci sono delle cozze, vedrai lì la panocchia in gradino. Quindi non vedo l'ora, Antonio. Allora sai che io direi una cosa, per una questione nostra di orgoglio, certo, oscuriamo le telecamere, sì, lasciateci un po' in pace, una volta facciamo, ci mangiamo un po' in pace, su, che dia sempre questa telecamera. Dopo, dai, su, avanti, dai, dopo ci vergogno, su, dai, che diamine. Ah, andiamo a seguire la mangia. Ehi, questo è mio. Oh, finalmente. Ma senti che fresco. Poi guarda che belle stanze, guarda che... Ma bello. La camera Swarovski. Wow, Antonio. È la nostra stanza. Quindi male. Ci dobbiamo riposare, perché ci siamo stancati. Sei curioso? Sì. La nostra telecamera è entrata, la facciamo entrare a curiosare? Facciamo entrare, però adesso andiamo noi, va.
Portami ovunque, portami al mare, portami dove non serve sognare. Ecco, infatti noi qui dobbiamo stare, ci dobbiamo riposare una giornata pesante. Antonio, io vedo un letto solo. Io è grande, solo. Ma è uno solo. È grande? Certo che è grande. Ma noi siamo due. Ma solo letto, insomma. Ma che io? Là fuori, vedi le sedie lì fuori. Ma come fuori? Ma guardi Giulianova, ti gusti il mare. Vai, giovane, ho capito, vai. Ma... vai ragazzo, vai, vai. Buon riposo, buon riposo. Io un paio d'orette qui sul letto. Adesso sul letto mi ci metto. Tu statti fuori e ti riposi. Andiamo fuori, fa caldo. Fuori, fuori. Cari amici, ci vediamo dopo. Io riposavo, ho mangiato. La mattinata all'acquapark Onda Blu. E il nostro buon Alessio si gode il nostro. Lui invece si sazia del panorama. Del panorama, si riposa col panorama. Io mi riposo. Ciao, 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 ciao. Antonio, fammi entrare, fa caldo. Oh. Povero Alessio, chissà se riuscirà a vendicarsi un pochettino di quell'Antonio che si sente un po' un galletto nella sua zona. Chi lo sa, chi vivrà vedrà, voi continuate a seguirci. Ma adesso cambiamo un attimino il registro, perché ho un ospite qui in studio. Una giovanissima che è venuta a parlarci, pensate, di lavoro. Perché? Perché è un lavoro interessante, importante, ma c'è una piccola problematica. Ben trovata Federica, grazie di essere qui questa sera. Ricordiamo che tu, insomma, lavori, fai parte di questo splendido gruppo di Abruzzo First Company. First Company. Allora, parlaci un po' di questa azienda. Noi siamo noi facciamo parte di una multinazionale americana che ormai esiste da 108 anni e sponsorizziamo un macchinario appunto per la pulizia e la sanificazione di casa. La figura che noi ricerchiamo sostanzialmente è quella di agente pubblicitario che appunto si rechi su appuntamento prefissato per mostrare il nostro prodotto. Quindi, se, diciamo la verità, sei qui Federica perché? Perché vogliamo lanciare un appello. Siamo alla ricerca davvero di personale. Perché? Perché c'è tanta richiesta del settore, purtroppo però c'è... una scarsa manodopera, se la vogliamo definire così, no? Decisamente, ormai il giovane non ha più stimoli nel cercare lavoro. Insomma, il reddito ci ha bloccato. E ce lo dice una giovanissima, tra parentesi, ce lo dice una giovanissima, solo 24 anni lo posso dire perché sei veramente una ragazza, quindi insomma, alla mia età non si dice più l'età, ma alla tua si può ancora. Sei giovane anche ecco. Tu. Però, come dicevi tu Federica, adesso c'è questo piccolo neo, se vogliamo definirlo così, del reddito di cittadinanza che in un certo senso tiene un po' così tranquilli, no? Perché si ricevono soldi dallo Stato pur stando a casa. Ma in realtà ci sono davvero, e non soltanto, io conosco tantissime altre entità che hanno la stessa problematica della vostra azienda, e poi tu ti riferivi ai giovani, anche ai giovani che preferiscono a volte solo dedicarsi allo studio quando invece ai miei tempi si facevano le due cose contemporaneamente. Parliamo invece di questa azienda, perché? Perché è un'azienda che non dà soltanto la possibilità di guadagnare, ma anche di crescita, se vogliamo. Assolutamente, l'azienda consente proprio di fare una crescita professionale, di arrivare comunque all'apice e di potersi poi aprire una propria struttura, quindi partire da una base, partire da un'azienda, da un ufficio e esatto. Poi crearsi il proprio, quindi esatto. Di fare proprio una crescita. Di fare una carriera all'interno di un'azienda, che ricordiamo comunque una multinazionale. Ne facciamo parte di una multinazionale. Allora Fede, adesso vogliamo essere un pochino più nudi e crudi, perché a volte bisogna anche essere così diretti, no? Per far capire bene il messaggio. L'azienda offre comunque un fisso molto dignitoso, aggiungerei. Un fisso che poi va ad aumentare in base anche alle vendite che si riescono a fare. Naturalmente chiunque volesse approcciarsi all'azienda ha, diciamo così, una sorta di affiancamento, no? Perché gli vengono spiegati, vengono date comunque tutte le istruzioni del caso,
per poter poi riuscire a mostrare il prodotto nella migliore, nel migliore dei modi, giusto? Assolutamente, ci sarebbe una preparazione da parte nostra, quindi... Quindi tutto a carico dell'azienda? Noi mettiamo a disposizione comunque i propri formatori per insegnare il lavoro appunto ai nuovi consulenti. E allora Federica, non rimane che dare un grande appello. Noi ci rivolgiamo a tutti gli amici di Fidati di Me, ma anche se avete dei conoscenti, insomma, che magari sono alla ricerca di un nuovo lavoro, di un nuovo stimolo, perché il lavoro è dignità, sappiamo tutti, sì, no? Sì. E quindi è anche uno stimolo di vita, no? Per fare meglio, per riuscire meglio e anche per togliersi qualche soddisfazione, che non è soltanto lavorativa ma è anche pratica, poi se vogliamo alla fine. Ma anche una soddisfazione personale, aggiungerei. Esatto, esatto. Allora, quindi Abruzzo First Company, diamo i numeri per contattarvi. Allora, il numero è 392-336-0821. Ecco, quindi carissimi amici, mi raccomando, contattate l'Abruzzo First Company perché vi immergerà in un nuovo mondo lavorativo, ma naturalmente sarete affiancati ed aiutati soprattutto all'inizio. Adesso io ti ringrazio Federica per essere Grazie stata qui con noi, ci rivediamo nella prossima puntata e continuiamo a vedere Antonio ed Alessio quali altri panorami hanno scoperto. Fidati di me, fidati di me, di me. Giulianova Alta è la zona più antica della città e si trova arroccata su una collina che, grazie ad uno splendido belvedere, regala la vista di splendidi paesaggi. Da non perdere una visita al Duomo di San Flaviano, che costruito nei primi anni del secolo XVI è un edificio stilisticamente influenzato dall'architettura toscana e umbra nel tempo. Ha forma ottagonale ed è sormontato da una cupola semisferica che un tempo era rivestita da tasselli di maiolica azzurra che rendevano l'edificio visibile anche da lontano. Che bella giornata oggi è stata! Proprio piena, sto respirando l'aria della mia Giulianova a pieni polmoni, ecco. Ma che bello, Antonio! Vedi? C'è il porto. Wow! Vedi? Da sud a nord. Beh, vedi Napoli e poi muori, vedi Giulianova. E ci ritorni. E ci ritorni. Non morire, no, morire. Ritorna. Wow! Tempo di una bibita fresca e torniamo dopo la pubblicità. Non finirò mai di stupirmi delle nostre bellezze paesaggistiche, veramente tante e tante alla scoperta dei nostri baldi giovani Alessio ed Antonio. Ma so che la galanteria di Antonio ha colpito ancora. Guardate. Fidati di me. Antonio, una domanda che mi viene spontanea ma mi gira in testa da un po'. Ma perché si chiama Giulianova? Beh, caro Alessio, devi sapere che si chiama Giulianova perché fu fondata da Giulio Antonio Acquaviva d'Aragona, che veniva da Atri. E allora lui volle creare una città nuova che chiamò in suo onore Giulia, essendo nuova, Nova. Quindi Giulia Nova. E noi abitanti ci chiamiamo? Giuliesi. E non Giulianovesi. Prima tappa per acquistare souvenir e per riportare qualcosa alla nostra Federica, la gioielleria Torresi, una gioielleria storica di Giulianova dal 1921, quindi 100 anni di storia. Qui ci accoglie il professor Gaetano Torresi. Quindi un gioiello per un altro gioiello, riportiamo a Federica. E certo, allora, cara Federica, preparati. Buon pomeriggio. Che onore, buon pomeriggio. Questo è un esempio di modelli di presentose, sia in argento, bianco, dorato, ma anche in oro. Una volta si facevano in oro basso o in argento.
E c'è anche la variante con lavorazione a tombolo. Questi sono fili d'argento tessuti secondo la tecnica del tombolo. Bene, ci terrei ad approfittare della circostanza per inviare un piccolo pensiero di amicizia a Federica. Con questo modello di Presentosa, ovviamente, che accoppia un po' di modernità con favore all'eleganza, con quella che è la tradizione classica, i due cuori, le sette punte, la filigrana, tradizione ed eleganza moderna. Grazie professor Torresi, grazie per questa sua esplicazione sull'importanza della Presentosa, grazie alla gioielleria Torresi che ricordiamo 100 anni di storia, 100 anni più o meno come il professor Torresi, e che dire, dalla gioielleria Torresi è tutto, ci rivedremo presto. Volevo ringraziare personalmente il signor Gaetano perché il suo dono è arrivato a destinazione sano e salvo ed è meraviglioso. Grazie, questa è anche a dimostrazione del bellissimo artigianato che abbiamo locale. Ma adesso, voi sapete che c'è una rubrica che abbiamo avuto durante tutto l'anno di Fidati di me che a me piace in particolar modo. E continuiamo anche in estate con Alessio Masciulli e la Masciulli Edizione. Fidati di me. Giovanna, ciao. Hey, ciao Ale. Che ci fai qui? Ah, veramente io mi sto rilassando. Io stavo con Antonio ma l'ho perso, sicuramente starà mangiando da qualche parte. Ma senti, visto che sei qua, perché non parliamo del tuo libro? Volentieri, dai. Raccontiamo il tuo libro agli amici a casa. Va bene, ma... una sedia? Chauffeur, scusa, mi puoi portare una sedia? La sedia. Grazie, può andare, prego. Guarda, casualmente ho anche il tuo libro, Wow. A pelle nuda. Allora, raccontaci un po' per gli amici che stanno a casa che cos'è questo libro, in parole concise. Sì, sì. A pelle nuda è nato con l'idea di coinvolgere e avvicinare più persone alla poesia. Per questo motivo ho usato uno stile semplice che mi rispecchia, e quindi ho abolito un registro letterario piuttosto alto affinché la poesia potesse essere di tutti, potesse arrivare a tutti. E niente, questa silloge è diciamo l'incontro fra parole e immagini, fra l'osservare e il sentire. Per questo nel libro, oltre alle poesie, ci sono degli scritti più brevi, cioè degli aforismi, e accompagnati da delle immagini, perché la poesia essenzialmente è sentire. E poi niente, a pelle nuda ho scelto questo titolo perché la poesia, secondo me, più di ogni altro scritto è l'essenza stessa della persona. Chi si accosta alla poesia regala al lettore il proprio mondo interiore e quindi rimane in un certo qual modo a pelle nuda. Io dico che la poesia è la parte più vera di me. Ce ne leggi una piccolina? SMS. Com'è difficile capirsi. Ci fraintendiamo e abbiamo bisogno di sottotitoli. Siamo auto in mezzo al traffico, destinazione sconosciuta. Ad ogni bivio ci chiediamo se sia la strada giusta. Ci siamo persi. Ci affidiamo al navigatore, ai messaggi del cellulare. Non sappiamo più scrivere e comunicare. Il virtuale ci ha rubato il profumo di un libro stampato, il contatto della carta fra le dita, la magia degli sguardi, il suono di una risata. Si litiga e si fa pace con faccine e cuoricini. Passo e chiudo. Grande. Giovanna,
Io ti saluto, grazie per essere stata con noi. Grazie a te. Cercate il libro Appelenuta sul sito Masciulli Edizioni e io vado a ritrovare Antonio perché mi serve. Ciao Giovanna. Ciao, ciao. E so che adesso dalla spiaggia hanno fatto pochi passi per continuare a farci vedere le bellezze del posto. Fidati di me, fidati di me, di me. In estate il lungomare rimane la zona più frequentata, dove si trovano negozi, ristoranti, ma anche il luogo dove vengono organizzati eventi serali. Giulianova, con la sua posizione privilegiata, permette di raggiungere facilmente le cittadine vicine che offrono una dinamica vita mondana, come Alba Adriatica a 10 km di distanza, Tortoreto a 5 km oppure Roseto degli Abruzzi a circa 8 km. E vedi, quindi proseguiamo la nostra camminata alla scoperta di Giulianova, quindi abbiamo visto il centro storico e adesso però mi sembrava giusto e doveroso farti conoscere anche il nostro lungomare, vedi. Beh, da poco restaurato, siamo in Piazza Dalmazia e pensa, qualche giorno fa è arrivata la Fanciulla, un'opera di Summa inaugurata appunto qualche giorno fa da Valeria Marini. E appunto pensa, è un'opera più unica che rara, ce ne sono alcune gemelle in altrettante località d'Abruzzo e d'Italia di questo artista pescarese, e qui in Piazza Dalmazia appunto permette di avere un nuovo benvenuto, è quasi che ci dà, ci saluta anche lei. Beh, comunque si vede proprio che ami Giulianova. Si vede, ti è piaciuto? Conosci tutto. Poi di qua abbiamo il porto con la parte peschereccia, ma anche con quella che era appunto la diportistica. Abbiamo la rinnovata Piazza del Mare, poi Corso Nazario Sauro. Insomma, Giulianova ti si sta svelando, esatto, pezzo dopo pezzo, dalla parte alta, quindi dalla parte storica, alla parte più turistica. Adesso andremo un po' al mare, poi ci andiamo a riposare. Quindi la nostra giornata sta per terminare. E quindi, per il momento, gli amici dobbiamo salutare. Ciao. Ciao. Ci riposiamo un cincinin, giusto il tempo della pubblicità. Torniamo fra poco, fidati di me. Fidati di me. Conoscete tutti il vizietto di Antonio, per fortuna è un buon vizio e guardate dove è andato a fare capolino questa volta, eh? Guardate. Fidati di me, fidati di me, di me. Dulcis in fundo, non potevo, carissimi amici che ci state seguendo di Fidati di me, non recarmi insieme al mio baldo scudiero di quest'oggi che mi accompagnerà sempre e dovunque, il carissimo Alessio, a presentarvi una chicca. Ci troviamo nel pastificio artigianale Grani Antichi che, pensate, sta rimettendo su e si sta battendo affinché la chitarra teramana è... Beh, Ale, qua gioco in casa, eh? Qui alzo le mani. Questo è proprio il mio argomento. Certo, si vede. Sì, ma certo si vede. La chitarra teramana, appunto, venga valorizzata e, perché no, diventi un prodotto e un marchio e un nome a tutti noto. Perché spesso e volentieri mi dicevano la chitarra se la sbaglio che risparmio, detto, non è la stessa non cosa. È esatto. Non è la stessa cosa. E allora io cosa ho fatto? Ho interrogato, ho intervistato e andrò con voi ad incontrare l'amico Simone, che appunto insieme a me ci esplicherà quel progetto che qui si sta realizzando. Andiamo! Ciao a tutti, benvenuti nel laboratorio del pastificio artigianale dei Grani Antichi.
Oggi vi presentiamo un prodotto molto conosciuto e molto a noi caro, che è la chitarra Teramana. Abbiamo fatto un progetto che è durato circa 3 anni di ricerca e sviluppo e abbiamo tirato fuori questo prodotto. La chitarra Teramana è essiccata, quindi riusciamo a dare una lunga conservazione a un prodotto tipico tradizionale che prima si faceva solo esclusivamente in casa. Quindi abbiamo riprodotto il formato rispettando le caratteristiche dello strumento, quindi l'uma a carenare, lo strumento da noi abruzzesi conosciuto. Con questo progetto ci siamo un po' allargati, quindi diamo l'opportunità anche ai turisti che frequentano la nostra costa e i nostri territori di potersi cimentare nel fare la chitarra. Quindi possono utilizzare questo strumento, noi organizziamo dei corsi dove c'è la possibilità di mettere proprio le mani in pasta. Questo tipo di attività lo facciamo già da diversi decenni, noi siamo già alla seconda generazione, specializzati nella lavorazione anche di grani antichi, per questo il nome del pastificio. Quindi spero di potervi ospitare tutti nel laboratorio e accogliervi e mangiare e degustare una buona chitarra con le pallottelle. Chissà se i proprietari di grani antichi hanno un posticino anche per me in questo progetto, perché anche io ho bisogno di imparare a fare la massaia a tutti gli effetti, no? Vorrei imparare a cucinare anch'io la pasta alla chitarra. Ma torniamo da Alessio ed Antonio, che ormai, stanchi dalle fatiche, hanno deciso di fare un po' di sano relax. Fidati di me, fidati di me. Adesso riposo. Sono un po' stanco, effettivamente. Riposo. Oh! Finalmente. Caro Alessio. Oh, dimmi Antonio. L'abbiamo fatte di tutti i colori oggi, sì. Siamo stati all'acqua park e ti ho portato in giro per Giulianova. Bellissima. E ti ho fatto mangiare e ti ho fatto vedere la spiaggia. Adesso ci dobbiamo riposare. Beh, è ora. E allora sono venuto, pensate, all'Hotel Clipper di Giulianova. Un hotel che mi ha visto crescere, perché qui facevo l'animatore da ragazzino. Ma quindi eri piccolo una volta. Anche piccolo, sì. E quindi insieme a voi entriamo e scopriamo questa realtà. Andiamo. Ci stanno aspettando, Mi permetto di fare gli onori di casa. Come ti dicevo, qui sono cresciuto. Grazie. E quindi adesso ritornare, sai, facciamo una certa emozione. Poi essere accolti dal titolare sia una stanza per noi per riposarci, perché l'Hotel Clipper ci accoglie, vedrai, come una famiglia. Immagino. Attilio, c'è posto per noi? Antonio, per te c'è sempre posto. Siamo lieti di accogliere le telecamere di Rete 8. È veramente un onore per noi. Finalmente siamo stanchi, anche da te si vede la stanchezza, eh sì. Si comincia a sentire, a percepire, io pure, mangiare abbiamo mangiato, i regali li abbiamo riportati, abbiamo la bella pace, il regalo per Federica, Samira de Verteggio, ma basta. C'è tutto, adesso ci andiamo a dormire. Sono proprio stanco. Andiamo? Certo. Quindi l'Hotel Clipper ci ha dato la camera, entriamo, accendiamo la luce perché non ci si vede, una mini suite tutta per noi. Ah, un po' di riposo, un po' di relax. Ah, ci vuole, non ce la faccio più. Per fortuna che gli amici dell'Hotel Clipper
Ci hanno concesso. Antonio, mi hai ucciso oggi. Ti ho ucciso, sei stanco. Però mi hai fatto vedere un posto bellissimo. Sei contento, sei contento? Contentissimo. Hai bisogno di riposare anche tu? Eh sì, è ora. Quindi ti senti stanco? Beh, sì, direi. Quindi ti vuoi allungare per dormire? Sì, anche andiamo a vedere la camera. No, no, la camera, se permetti, la vado a vedere io. Siccome tu ti sei sentito stanco quest'oggi, non hai gradito il panorama che ti ho fatto questa mattina, un bel divano comodissimo, comodissimo. Antonio! Spettacolare. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte, ragazzi. Povero Alessio, malcapitato con Antonio, gli tocca dormire in posizioni scomode. Comunque volevo salutare gli amici dell'Hotel Clipper che hanno sopportato il buon Antonio, perché da come avete sentito, insomma, ha lavorato lì da ragazzo e l'hanno riaccolto, non si sa come, non si sa perché. Comunque, grazie davvero. Adesso però mi dicono dalla regia che i due sono andati a riposare, ma prima di fare questo sono andati a scovare qualcos'altro. Guardate. Mi fai un saluto a Federica Peruffo? Ciao Federica! Ci fate un saluto alla nostra presentatrice che si chiama Federica Peruffo? Federica Peruffo? Federica? Peruffo? Peruffo? Brava Federica Peruffo! Grazie! 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 E allora, cari amiche dell'Acquapark Onda Blu, anche voi un saluto a Federica Peruffo! Auguri! Ciao Federica Peluffo. Ciao Federica. Anche gli amici che abbiamo incontrato qui all'Onda Blu, cara Federica, ti salutano. Allora, un saluto a Federica Peluffo. Ciao, ciao Federica. Federica. Ma come si chiama? Federica Peluffo. 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 Perfetto. E qui ho trovato delle amiche di Pineto. Pineto sta qua a Reto. Allora, ci fate un saluto a Federica Peluffo. Ciao Federica! Federica Peluffo! Brava! Come si chiama? Federica Peluffo! Brava! Un saluto, un saluto! Ciao! Un saluto, eh? Federica Peluffo! Oh. vabbè, com'è? Ma come si chiama l'asta Federico do Cugnome? Non lo sapremo mai. E come me ne posso andare senza farmi salutare la cara Federica dagli amici del Punto Ristoro? Mi salutate Federica Peluffo? Federica Peluffo, ciao! Ciao Federica, un bacione! E anche gli amici dell'Hotel Clipper non possono non farci un saluto per Federica Peluffo! Ciao Federica Peluffo! Hai visto? Ho quasi una crisi di identità in questo momento, povero mio padre, sarà scontento, comunque lo dico io, Federica Peluffo, è facilissimo, ma forse era Antonio che con il suo abbigliamento ha un po' distratto i nostri amici. Ma io volevo salutarvi e ringraziarvi, questo era solo il primo appuntamento di Fidati di me estate 2022, ci vediamo nella prossima puntata per un nuovo itinerario, un nuovo percorso e tante nuove scoperte da fare insieme. Ci vediamo, ciao! Fidati di me.